Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Oggi ci siamo tolti la voglia di confrontare le Tannoi Autograph gigantesche confronto le Tannoi Mini Autograph minuscole. È una prova interessante, sì, che non ha tanto senso, ma è carina da ascoltare e vedere, e andiamo a vedere com'è andata. Andiamo a spiegarvele. Purtroppo su internet non sono riuscito a trovare tantissime informazioni. Comunque, la forma è angolare, quindi anche dalla forma possiamo capire che sono diffusori che sono stati pensati per essere messi negli angoli. E penso che ce ne sia proprio bisogno perché provati così, lontani agli angoli, manca quella, diciamo, quella magia che riescono a dare questo tipo di diffusore. Usando gli angoli come le clip shorn, no? Danno una sensazione molto molto maggiore. Sono diffusori che praticamente cos'hanno? Cioè riescono a insonorizzare grandi, grandi volumi. Vi racconto questo. Aloia, il famoso progettista e costruttore di apparecchiatura elettronica, in un tempo che fu, insomma, parecchio tempo fa, mi hanno detto qualche mio cliente che insonorizzò un teatro con due diffusori simili a queste, non so se erano queste o le Westminster, con un amplificatore valvolare da lui costruito di 2 watt. Quindi potete capire che razza di, come posso dire, non dico di efficienza, di riuscire ad insonorizzare grandi ambienti. Ecco, queste qua andiamo a vedere le dimensioni, tanto per farvi capire, no? Parliamo di un'altezza da terra di 155, una larghezza di 1,10 m e una profondità di 67 cm. Poi ci sono le sue copertine che dopo ve le faccio vedere. Ecco, l'altoparlante è il top, diciamo, della produzione Tannoi, è il 15 pollici, quindi 38 centimetri, con il twitterino al centro. L'efficienza sarà oltre 90-93 dB, ma non è quella che fa la differenza in questi diffusori. Hanno un sistema a tromba interno, no? Dove incanalano il suono, no? Ed esce da qui praticamente e fa proprio questo effetto così. Allora, inutile dire, con il rock ci azzeccano poco, lo suonano, ma insomma, in maniera abbastanza normale. Invece, per quanto riguarda le voci e i piani orchestrali, soprattutto la classica, diciamo che sono quasi nate un po' per questo. Ecco. Che tipo di suono hanno? Intanto dipende molto da come noi andiamo a regolare il tweeter, perché dietro abbiamo la regolazione, l'attenuazione del tweeter, no? Quindi possiamo renderle un po' più brillanti, un po' meno brillanti, anche in base la nostra stanza. Però diciamo che stanno assolutamente nei diffusori piuttosto delicati, cioè non affaticanti e quant'altro. Che amplificazioni necessitano? Come dicevo, a partire dai 2 watt di Aloia che di un valvolare, arrivare ai 200-300 watt di un transistor si può mettere tutto, non hanno problemi, anche in base a come vogliamo ascoltare. Secondo me, secondo il mio gusto, essendo molto morbidi, un transistor gli può fare bene, ecco. Però
insomma, ognuno è libero di montare perché non hanno problemi. Ora ve li vado a far vedere dietro e anche con le copertine. Ah, una precisazione, li vedete leggermente scoloriti perché questi diffusori sono fatti per essere ascoltati con le copertine. Questo nero qua gliel'hanno solo messo, diciamo, gli hanno dato giusto come posso dire, una spugnata di nero, ma leggera, leggera, che evidentemente col tempo si è un po', diciamo, è un po' migrato il colore. Ma allora, eccole dietro. Vediamo che questa Autograph Millennium è la serial number 138 e qua, vedete dietro, abbiamo l'attenuazione, no? Dovrebbe essere il terble, sì, il roll off e l'attenuazione, che possiamo andare a regolare svitando qua, e il classico connettore che abbiamo visto su tanti altri diffusori della Tannoy della serie Bella, la serie Prestige, con il B-wiring, ok, e anche la massa che, detta tutta, non si usa quasi mai. Ecco, vedete proprio la forma angolare, vedete anche qua di fianco come sono fatte. Ok, adesso facciamo la nostra solita prova d'ascolto delle Autograph Millennium. Andiamo con i nostri soliti brani. Ah, stiamo usando Pre C50 della Macintosh, Audiofly 100 e 100 watt a transistor in classe A e il Marantz LSA-CD15. E i nostri soliti tre brani. Adesso parliamo delle Autograph Mini, vedete la differenza, ok? Le hanno proprio fatte uguali come disegno. Queste naturalmente non riescono a insonorizzare un teatro, lo potete capire anche dalle dimensioni, montano un altoparlantino molto piccolo, sempre un concentrico, però se abbiamo un ambiente non troppo grande, questi diffusori fanno miracoli. Hanno il reflex posteriore, ok? Qui il reflexino e vedete che sono veramente minuscoli e hanno le loro copertine che dopo magari vi faccio vedere. Ora andiamo a fare la prova d'ascolto anche con questi qua, così vi fate un'idea della differenza. Don't you see that I'm drowning, or I stay alive?
Bene, ve le abbiamo fatte vedere, ascoltare, confrontare. Spero vi sia piaciuta la prova, come è piaciuta a noi. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube per essere sempre aggiornati. E se vi serve qualcosa riguardante gli stereo, qualsiasi cosa, www.audiocostruzioni.com. Ciao da Davide.